Benvenuti nel Museo di Anatomia Patologica, dono dell'opera quotidiana preziosa dell'anatomopatologo. La raccolta degli esemplari anatomici, centinaia di esemplari che compongono il Museo di Anatomia Patologica, inizia alla fine dell'Ottocento a cura di Ettore Marchia Fava, anatomopatologo della nostra università, senatore della Repubblica Italiana, medico di 3 papi e della famiglia Savoia. La raccolta originale, che fu portata nel Policlinico Umberto I dopo la sua costruzione, andò quasi completamente distrutta durante il bombardamento di San Lorenzo nel 1943, ma la sua ricostruzione fu riavviata nel 1950. Sotto l'impulso di Antonio Ascensi, altro grandissimo maestro della scuola di anatomia patologica romana. Da allora la collezione di questo museo si è arricchita con la documentazione di malattie che attraversano più di un secolo di storia ed oltre. Voglio mostrarvi infatti la raccolta di reperti preistorici contenuti in queste prime bacheche del museo, raccolti nella nostra regione nel corso degli anni. Una disciplina molto affine all'anatomia patologica è quella della paleopatologia, che investiga le cause di malattia e di morte in epoche preistoriche. Un reperto famoso che è stato conservato provvisoriamente in questo museo è la mummia di Grotta Rossa, conservata oggi in una sala del piano interrato del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. La mummia di Grotta Rossa è una mummia romana di una bambina di 8 anni che risale a circa la metà del secondo secolo d.C. Dalle analisi effettuate, e proprio qui parliamo di paleopatologia, risulta che questa piccola bambina avesse avuto già diverse infezioni e soffrisse di gravi carenze nutrizionali. Probabilmente la causa della morte è stato un problema polmonare. Cosa ci dice questa piccola mummia, che apparteneva a una famiglia agiata, che nonostante l'agiatezza della sua famiglia non era possibile sfuggire all'epoca a malattie che portavano a morte anche in giovane età, perché la patologia non era contrastata da nessun tipo di terapia. La tubercolosi, il male del XIX secolo, la malattia che ha ispirato la letteratura, la poesia, la musica. Chi di voi non ricorda La montagna incantata di Thomas Mann, La traviata, La bohème, le poesie di Corazzini? Una malattia cronica e inguaribile. Non avevamo gli antibiotici per guarire questa malattia. E questo museo conserva i reperti di tantissime autopsie di soggetti giovani e meno giovani che sono morti a causa della tubercolosi, e lo studio dei polmoni di questi soggetti ci ha consentito di capire qualcosa di più su questa malattia. Osservate questo polmone e guardate, vedete? Questo è un polmone aperto. All'interno del tessuto polmonare quella che veniva chiamata caverna tubercolare, ed è una vera e propria caverna. Che cosa succedeva? Che i micobatteri, i microorganismi responsabili di questa malattia, venivano aggrediti dal sistema immunitario, che non riusciva però a sconfiggerli. Si scatenava una vera e propria battaglia all'interno del polmone, che ne portava alla progressiva distruzione. Molte volte il materiale contenuto in queste
diciamo, queste caverne, veniva riversato all'interno dei bronchi ed espulso all'esterno con la tosse. In questo modo si propagava il contagio e tante volte i soggetti avevano delle emorragie. Ed è famosa la scena che si vede in tanti film, in tante opere, della persona che tossisce e sul fazzoletto rimane del sangue. Questo era proprio il marchio della tubercolosi, diciamo, da un punto di vista esterno. Spesso questo semplice gesto faceva capire che la persona era ammalata di questo terribile male. Male che è stato sconfitto dagli antibiotici, almeno nei nostri paesi, almeno nel mondo occidentale. Non scordatevi mai delle altre parti del mondo dove la tubercolosi è ancora rampante e dove ancora andiete vittime. La tubercolosi colpisce prevalentemente le fasce di popolazione più a disagio dal punto di vista della nutrizione, dal punto di vista delle condizioni ambientali. Siamo molto fortunati per questo. Noi possiamo permetterci di evitarla, noi possiamo permetterci di curarla. Questo museo è quindi testimonianza di un'epoca in cui per tante malattie non esisteva una terapia e tante malattie distruggevano l'uomo non solo internamente, ma anche esternamente. Guardate questo reperto. Questo è un tumore maligno che ha devastato il viso di una persona. Non era possibile curare con la chemioterapia, con la chirurgia. Ed ecco a che punto ha portato una malattia neoplastica, oggi facilmente controllabile, una distruzione totale del viso di questa persona. Questo museo è anche testimonianza di malattie di cui non si conosceva l'eziologia, non si conosceva la causa, come per esempio la sindrome di von Recklinghausen. Sappiamo oggi che si tratta di una malattia geneticamente determinata, una malattia molto rara. Questa malattia è caratterizzata dalla presenza di tumori multipli a carico dei nervi superficiali, ma anche all'interno del nostro corpo. Vedete? Un'altra malattia capace di sfigurare il viso e il corpo delle persone. Sappiamo come diagnosticarla precocemente, ma all'epoca non si sapeva. È una malattia che non è solo devastante da un punto di vista estetico, perché può complicarsi con tumori cerebrali e manifestazioni ossee molto dolorose, e quindi è una malattia mortale. Un altro esempio di malattia genetica è il rene policistico, una patologia capace di portare a insufficienza renale. Oggi possiamo curarla con il trapianto di rene, ma guardate di cosa era capace questa malattia, come ci testimonia questo reperto autoptico conservato nel nostro museo. Il rene è diventato gigantesco, guardate, a confronto un rene normale. È pieno di cisti che ne sostituiscono la normale struttura, impedendogli di funzionare. Al giorno d'oggi siamo capaci di diagnosticare questa malattia anche in epoca prenatale, come vi dimostra questo campione, che già in età fetale mostra le stesse alterazioni. Vedete tutte queste cisti e confrontatele con il rene di questo soggetto. Vedete quanto è importante anche avere questi reperti per gli studenti di medicina, per imparare come è fatta la malattia, per studiarla anche attraverso lo studio dei reperti e non solo tramite le fotografie e le immagini sui libri. Il Museo di Anatomia Patologica ospita inoltre un'ampia collezione di patologie malformative del feto e del neonato, per le quali ai giorni nostri è disponibile la diagnostica intrauterina.
esempio? La sirenomelia. Vedete la fusione degli arti inferiori. L'anencefalia, la mancanza dell'encefalo e della calotta cranica. E un gruppo di gemelli che non si sono separati. E questi difetti di separazione vanno da alterazioni estreme, vedete questo bambino con due teste fondamentalmente, a gemelli, e anche questo, vedete? A gemelli uniti per il torace, e vedete bene che l'anomalia non interessa solo la superficie del corpo, ma anche gli organi interni. Questi due gemelli che sono rimasti uniti condividono il cuore, i polmoni e il fegato. Non sarebbe stato mai possibile separarli. Sappiamo però che in alcuni casi i gemelli possono essere separati e questo di nuovo è un progresso della nostra medicina, della nostra chirurgia. A proposito di chirurgia, questo museo ospita dei reperti che testimoniano gli aspetti più pionieristici della terapia chirurgica delle malattie. Guardate questo femore che ospita una protesi in metallo veramente rudimentale se pensiamo a quello che la moderna chirurgia riesce ad ottenere. Pensate agli atleti paralimpici, pensate a Oscar Pistorius e pensate alle persone che hanno comunque potuto beneficiare dei vantaggi di queste protesi, seppur rudimentali, che ne hanno migliorato grandemente la qualità di vita. Un altro esempio è costituito dalle protesi valvolari cardiache. Guardatela. Potete immaginare questa gabbia con una pallina di metallo ospitata dentro il cuore per sostituire una valvola malata. Questa era la stessa valvola che aveva Massimo Troisi, che si operò a Houston per una patologia valvolare. Una delle caratteristiche più singolari di queste protesi è il fatto che facciano rumore con il battito del cuore. E infatti Massimo Troisi raccontava sempre che quando i suoi amici si avvicinavano a lui gli dicevano: "Ma cosa c'hai nel panciotto? Un orologio a cipolla?" E lui diceva: "No, è il mio cuore." L'evoluzione della terapia ha sconfitto moltissime malattie, ma ci sono condizioni che la medicina moderna non riesce ancora ad affrontare e risolvere in maniera risolutiva, come per esempio alcuni tumori cerebrali fortemente aggressivi, già presenti nel nostro museo e per i quali la sopravvivenza dei pazienti è sì migliorata, ma non come vorremmo. Ma la ricerca, una ricerca importante, continua, aiuterà questi pazienti nel futuro a trovare una soluzione al loro problema. Il museo quindi è una testimonianza di come la malattia possa sconfiggere l'uomo, di come la terapia possa aiutare l'uomo nella sua lotta contro la malattia, ma anche una testimonianza di come l'uomo possa essere talmente generoso da donare il proprio corpo alla scienza. Guardate questi reperti. Si tratta di reperti completamente normali che provengono da soggetti che hanno deciso di donare il proprio corpo alla scienza. Vedete in questo caso, avete quello che viene chiamato un taglio sagittale e vedrete quando
Parlerete con i colleghi radiologhi, che cosa questo voglia dire. Ma potete vedere la corteccia cerebrale, potete vedere il tronco cerebrale, potete vedere il cervelletto. E queste immagini sono talmente preziose perché ci consentono di identificare le stesse strutture quando le cerchiamo tramite l'imaging radiologico. Quindi ringraziamo queste persone sconosciute che hanno voluto donarci il loro corpo per permettere il progresso della scienza e l'insegnamento dell'anatomia. I reperti conservati nel museo sono anche una testimonianza del costume, come in questo caso. Si tratta di tatuaggi. Chi si sognerebbe al giorno d'oggi di conservare nel museo dei tatuaggi? Ma questi risalgono al 1905. E il patologo che ha fatto l'autopsia a questa persona li ha trovati talmente eccentrici, evidentemente, da decidere di conservarli nel museo. Le persone che si praticavano dei tatuaggi erano persone con uno stile di vita sicuramente molto bohemien, marinai o anche detenuti. E il tatuaggio identificava proprio persone con una storia molto tormentata. E questo reperto ha suggestionato il nostro patologo del Novecento fino a permetterci di conservare questo reperto che io trovo assolutamente affascinante. E quindi ogni reperto di questo museo ha una sua storia da raccontare e guardate quante sono le storie ospitate nel nostro museo. Ma ce n'è una a cui tengo particolarmente e che voglio condividere con voi. La storia del bambino di pietra. Durante un'autopsia, l'autopsia di una donna di 80 anni circa, che era morta per malattia cardiaca, dopo aver dato alla luce 4 figli, il nostro maestro Antonio Ascensi sentì nell'addome un qualcosa di molto duro e lo tirò fuori ed era come un guscio calcifico che lui aprì e dentro questo guscio un bambino pietrificato. Ricordo ancora la sua voce quando disse: signori, un litopedio. Cosa era successo? Questa donna aveva avuto una gravidanza extrauterina. Il feto era morto ed era rimasto all'interno del peritoneo, calcificandosi progressivamente. Questo non ha impedito alla signora di avere una vita completamente normale, di avere altri figli e di morire in tarda età. E questo reperto, assolutamente raro e incredibile, è conservato nel nostro museo insieme alla sua storia.